E chi dà la regia? Ora andiamo di qua. Cambiamo alloggio, eh? Si cambia alloggio, signori. Ecco. Su, dentro. Dentro. Su, piglione! Ah, finalmente! Stai là, eh? Stai meglio, eh? Stai meglio? Come sto io? Bene, tanto per dirci, grazie. Ora andiamo di là, eh? Andiamo in salotto, nel tuo salotto. Oh, però qua deve stare zitto. Zitto perché qui si lavora, si amministra la giustizia. Cosa dici? Cos'è? Dici, meglio il tuo canto che il mio lavoro. Lo so. Come si fa, caro? Il dovere, la giustizia. Dunque, zitto, eh? Zitto. Omine di pace lungo le vie del Ricominci, eh? Ah, ricominci! Stai zitto! Zitto! E lasciami amministrare la giustizia a questi poveri piccoli uomini feroci. Zitto! Benedetto uomo. Mandi, signor cavaliere. Ah, Marranca, andate al vicolo del forno, qua vicino, a casa del Chiacchiaro. Per l'amor di Dio, non lo nomini, signor cavaliere. Basta, Marranca. Per piacere. Vi proibisco di manifestare così davanti a me la vostra bestialità a danno di un povero uomo. Ecco, bravo. Diglielo anche tu, cantaglielo tu. Basta, basta. Finito! E si è detto una volta per sempre. Mi scusi, signor cavaliere, ma io lo dico anche per il suo bene. Seguitate. Non parlo più. Ah. E cosa vuole che vada a fare in casa di quel... di questo galantuomo? Gli direte che il giudice istruttore ha da parlargli. E lo introdurrete subito da me. Subito, va bene, signor cavaliere. Altri ordini? Nient'altro. Andate. Buongiorno. Buongiorno. Ma lo sai che sei davvero curioso con questo cardellino che ti porti appresso? Di tutto il paese ti chiama il giudice Cardello. Buongiorno. Buongiorno. E dov'è? La gabbiolina con cui te lo porti. Eccola qua. Signori miei, guardate, cose da bambini. Ed è un uomo serio. Io cose da bambini per questa gabbiola, eh? E voi altri, allora? Parati così? Oe, rispettiamo la toga. Andate là, non scherziamo, siamo in camera caricati, se no? Ragazzo, giocavo con i miei compagni al tribunale. E uno... faceva da imputato, l'altro da presidente, altri ancora da giudici, da avvocati, insomma, ci avete giocato anche voi, no?
Beh, amici miei, vi assicuro che eravamo più seri allora. Altri. Finiva sempre a legnate. Ecco qua, cicatrice d'una pietrata che vi tirò un avvocato difensore mentre fungevo da regio procuratore. Già, tutto il bello era nella toga con cui ci paravamo. La toga era la grandezza. E dentro di essa noi, bambini. Ora tutto il contrario. Noi grandi e la toga, il gioco di quando eravamo bambini. Sì, ci vuole un gran coraggio a prenderla sul serio. Ecco qua. Signori miei, io debbo istruire questo processo. Niente di più iniquo di questo processo. Iniquo perché include la più spietata ingiustizia contro la quale un povero uomo tenta disperatamente di ribellarsi senza nessuna probabilità di scampo. Signori miei, c'è una vittima che non può prendersela con nessuno. Sì, ha voluto in questo processo prendersela con due, coi primi due che gli sono capitati sotto mano. Sì, signore, la giustizia deve dargli torto senza remissione, ribadendo così ferocemente l'iniquità di cui questo povero uomo è vittima. A che processo è? Quello intentato da Rosario Chiarchiaro. Per la Madonna Santissima! Tocco ferro! Ecco, vedete, dovrete voi rendere giustizia a questo povero uomo. Ma che giustizia, è un pazzo! Ma che pazzo, un disgraziato. Sì, sarà magari un disgraziato, ma scusa, è pure un pazzo. Asporto querela per diffamazione contro il figliolo del sindaco, niente meno. E anche... anche contro l'assessore Fazio. Per diffamazione. Già, capisci? Perché dice di averle visti nell'atto in cui facevano gli scongiuri al suo passaggio. Ma che diffamazione. Ma se in tutto il paese da almeno due anni è diffusissima la sua fama di iettatore. Sì, innumerevoli testimoni possono venire in tribunale a giurare che in tante occasioni egli ha dato segno di conoscere questa sua fama ribellandosi con proteste violente. Vedi, lo dici tu stesso. Ma come condannare in coscienza il figliolo del sindaco e l'assessore Fazio, quali diffamatori, per aver fatto vedendolo passare il gesto che da anni sogliono fare apertamente tutti? E primi fra tutti, voi altri. Ah, certo! Ma è terribile, sai! Dio ne liberi e scampi! Ecco, vedete, poi vi fate meraviglia, amici miei. Io mi porto qua il cardellino. Eppure, vedete, me lo porto perché sono rimasto solo da un anno. Era di mia madre quel cardellino e per me è il ricordo vivo di lei, non me ne so staccare. Vi parlo imitando così col fischio il suo verso. E lui mi risponde. Ah, io non so che gli dico, ma se lui mi risponde, è segno che coglie qualche senso nei suoni che gli faccio. Ah, tale quale come noi, amici miei, quando crediamo che la natura ci parli con la poesia dei suoi fiori, con le stelle del cielo, mentre la natura forse non sa neppure che noi esistiamo. E seguita, caro, con la tua filosofia. Vedrai come ti troverai contento. Noi ce ne andiamo. Arrivederci. Avanti, Barranca. Me vado anch'io. Arrivederci. Arrivederci. Lui in casa non c'era, signor cavaliere. Ho lasciato detto a una delle figliuole che appena torna lo mandino qui. È venuta intanto con me la minore delle figliuole. Se vostra signoria vuole riceverla. No, io voglio parlare con lui. Dice che deve rivolgerle non so che preghiera, è tutta impaurita. Fate passare. Va bene, signor cavaliere. Avanti, entrate pure. Ma ricominci, Stai zitto. Avanti. Serva di vostra signoria. Buongiorno. Dio mio, signor giudice, vostra signoria ha fatto chiamare mio padre. Cos'è stato, signor giudice? Perché noi
Non abbiamo più sangue nelle vene dallo spavento. Calmatevi, calmatevi, non vi spaventate. È che noi, eccellenza, non abbiamo mai avuto a che fare con la giustizia. Sedete, sedete. Sì, sì. Vi fa tanto terrore la giustizia? Sì, signore. Le dico, non abbiamo più sangue nelle vene. La mala gente, eccellenza, ha a che fare con la giustizia. Noi siamo quattro poveri disgraziati. E se anche la giustizia ora si mette contro di noi? Ma no, ma chi ve l'ha detto? State tranquilla, la giustizia non si mette contro di voi. E perché allora, Vossignoria, ha fatto chiamare mio padre? Perché? Perché vostro padre si vuol mettere lui contro la giustizia. Mio padre, cosa dice? No, non vi spaventate, non vedete che sorrido, ma come... Ma non sapete che vostro padre si è querelato contro il figlio del sindaco e l'assessore Fazio? Mio padre? No, signore, noi non ne sappiamo niente. Mio padre si è querelato. Ecco qua gli atti. Oh, Dio mio. Non gli dia retta, signor giudice. È come impazzito mio padre. Da un mese... Non lavora più da un anno, capisce? Perché l'hanno cacciato via. L'hanno gettato in mezzo a una strada. Fustigato da tutti. Sfuggito da tutto il paese. Come un appestato. Ah, si è querelato. Contro il figliolo del sindaco si è querelato. Dio, è pazzo, pazzo. Questa guerra che gli fanno tutti, con questa fama che gli hanno fatto, l'hanno tolto di cervello. Per carità, signor giudice, gliela faccia ritirare questa querela. Ma sì, carina, ma io voglio proprio questo. L'ho mandata a chiamare per questo. Oddio, spero che ci riuscirò, ma lo sapete, è molto più facile fare il male che il bene. Come, eccellenza? Per voi, signoria. Anche per me. Anche per me, perché, vedete, figliuole, il male si può fare a tutti e da tutti. Il bene solo a coloro che ne hanno bisogno. E lei crede che mio padre non ne abbia bisogno? Altro che lo credo. Ma vedete, figliuole, è che questo bisogno di bene che si vorrebbe fare rende spesso così nemici gli animi di coloro che si vorrebbero beneficare, che il beneficio diventa difficilissimo. Capite? No, signore, io non capisco. Ma faccia di tutto, eccellenza. Per noi altri non c'è più bene, non c'è più pace in questo paese. Ah, santi Dio. Ma, scusate... Non potreste andare via da questo paese? Dove? Ma Vossignoria non lo sa com'è. Ce la portiamo appresso questa fama. Dovunque andiamo. Non si leva più, neppure col coltello. Dio, se vedesse mio padre come si è ridotto. Si è fatta crescere la barba. Una barbaccia che pare un gufo. E si è tagliato e cucito da sé un certo abito, eccellenza. E quando se lo metterà, farà scappare la gente, fuggire i cani finanche. Ma perché? Se lo sa lui il perché. È come impazzito, le dico. Gliela faccia ritirare questa querela, per carità. Chi è? Avanti. Eccolo, signor cavaliere. Cosa devo fare? Mio padre. Oddio, mi faccio uscire di qua, eccellenza, per carità. Ma perché? Cos'è? Vi mangia se vi trova qua? No, signore, ma non vuole che usciamo di casa. Dove posso nascondermi? No, non temete, figliola. Ecco, guardate, andate via di qua. Ecco, poi girate per il corridoio e troverete l'uscita. Sì, signore, grazie. Mi raccomando, voi, signorina. Serva su.
Grazie Dio. Beh, introducete. Avanti, avanti, introducetevi. Ma fatemi il piacere, che storie sono queste? Vergognatevi. Lei dunque non ci crede? V'ho detto di farmi il piacere, non scherziamo, chiacchiero, eh? Sedete, sedete, sedete qua. Non mi si accosti, se ne guardi bene. Vuol perdere la vista degli occhi? Seguitate. Quando sarete comodo... Io v'ho mandato a chiamare per il vostro bene. Beh, là c'è una sedia, sedete. Per il mio bene. Per il mio bene, lei dice. E ha il coraggio di dire per il mio bene. Ma lei crede veramente di fare il mio bene, signor giudice, dicendo che non crede alla iettatura? Ah, volete che vi dica che ci credo? Vi dico che ci credo. Va bene? No, signore. Lei ci ha da credere sul serio. Ah, questo... Sul serio! Non solo, ma deve dimostrarlo inserendo questo processo. Ah, questo, vedete, sarà un po' difficile, eh? E allora me ne vado. Andiamo via, sedete. V'ho detto di non fare storie. Io? Storie? Non mi ci metti. O ne farà una tale esperienza. Si tocchi, si tocchi. Ma io non mi tocco niente. Si tocchi, le dico. Sono terribile. Basta, Cerchero. Non mi seccate. Sedete e vediamo di intenderci. Eh? Dunque, caro Chiarchiaro, io vi ho mandato a chiamare per dimostrarvi che la via che avete scelto, la via per cui vi siete incamminato, non è propriamente quella che può condurvi a buon porto. Signor giudice, io sono con le spalle al muro dentro un vicolo cieco. Di che porto? Di che via mi parla? Di questa per cui vi vedo incamminato e di quella là, per la querela che avete sporto. Già, scusate, l'una e l'altra sono fra loro così. No, signore, pare a lei, signor giudice. Ma come pare a me? Là nel processo voi accusate come diffamatori due perché vi credono iettatori. E ora qua vi presentate a me, parato così, in veste di iettatore, e pretendete anzi che io creda alla vostra iettatura. Sì, signore, perfettamente. E non pare anche a voi che ci sia contraddizione. Mi pare, signor giudice, un'altra cosa, che lei non capisce niente. Ma sì, ma sì. Dite pure, forse la sacrosanta verità, questa che mi dite, ma... Ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente. La servo subito. Non solo le farò vedere che lei non capisce niente, ma toccare con mano che lei è un mio nemico. Io? Lei, sì signore. Dica un po', sa o non sa che il figlio del sindaco ha chiesto il patrocinio dell'avvocato Lorecchio? Io lo so. E lo sa che io, Rosario Chiarchiaro, io stesso sono andato dall'avvocato Lorecchio a dargli sottomano tutte le prove del fatto. Come? E cioè
che non solo io mi ero accorto da più di un anno che tutti vedendomi passare facevano le corna e altri scongiuri più o meno puliti, ma anche le prove, signor giudice, prove documentate, testimonianze irrepetibili, sa, irrepetibili di tutti i fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente, incrollabilmente la mia fama di iettatore. Come? Voi... Scusate, voi siete andato a portare le prove all'avvocato avversario? All'orecchio, sì, signore. Oh. Ah, io vi confesso che capisco anche meno di prima. Meno? Lei non capisce niente. Ah, sì. E vabbè, scusate, io ve lo dimostro. Voi siete andato a portare codeste prove contro voi stesso all'avvocato avversario. Perché? Per rendere più sicura l'assoluzione di quei due. È chiaro? Scusate, allora perché vi siete querelati? Ma in questa domanda, appunto, è la ragione, è la dimostrazione che lei, signor giudice, non capisce niente. Io mi sono querelato perché voglio il riconoscimento ufficiale di questa mia potenza. Non capisci ancora? Io voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza terribile, che ormai è il mio unico capitale, signor giudice. Oh, povero Chiacchiaro. Povero Chiacchiaro mio, ora capisco. Eh sì. Ma il capitale, povero Chiacchiaro. Ma che te ne fai? Che me ne faccio? Come che me ne faccio? Ma lei, caro signore, per esercitare codesta professione di giudice, anche così male come l'esercita, dica un po', non ha dovuto prendere una laurea? Sì, la laurea. E dunque, voglio anch'io la mia patente, la patente da iettatore, con tanto di bollo, bollo legale, iettatore patentato dal Regio Tribunale. E poi? Che te ne farai? Che me ne farò? Ma dunque è proprio deficiente lei. Me lo metterò come titolo nei biglietti da visita. Ah, le par poco. La patente sarà la mia professione. Io sono stato assassinato, signor giudice. Sono un povero padre di famiglia. Lavoravo onestamente. Mi hanno cacciato via e buttato in mezzo a una strada perché iettatore. In mezzo a una strada, con una moglie paralitica da 3 anni in un fondo di letto e 2 ragazze che, se lei le vede, signor giudice, le strappano il cuore dalla pena che le fanno. Belline tutte e due. Ma nessuno vorrà più saperne perché, figlie mie, capisce? E lo sai che cosa campiamo ad essere tutti e quattro? Del pane che si leva di bocca il mio figliolo, e pure la sua famiglia, 3 bambini. E le pare che possa fare ancora a lungo, povero figlio mio, questo sacrificio per me. Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione di iettatore. Ma che ci guadagnerete? Che ci guadagnerò? Ah, ora glielo spiego. Intanto mi vede. Mi sono combinato con questo vestito, questa barba, questi occhiali. Appena lei mi farà ottenere la patente, entro in campo. Lei dice come? Me lo domanda, ripeto, perché è mio nemico. Io, ma vi pare? Lei, sì, signore, perché s'ostina a non credere in questa mia potenza. Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti ci credono. Questa è la mia fortuna. Ci sono tante case da gioco nel nostro paese. Basterà che io mi presenti, non ci sarà bisogno di dir niente. Il tenutario della casa, i giocatori, mi pagheranno sottomano per non tenermi accanto e farmene andare via. Mi metterò
a ronzare come un moscone attorno a tutte le fabbriche. Andrà a impostarmi ora davanti a una bottega, ora davanti a un'altra. Là c'è un gioielliere? Avanti alla bottega di quel gioielliere. Mi pianto lì. Mi metto a squadrare la gente così. E chi vuole che entri più a comprare una gioia in quella bottega o a guardare in quella vetrina? Verrà fuori il padrone, mi metterà in mano 3-5 lire per farmi scostare e impostare da sentinella davanti alla bottega del suo rivale. Capisce? Sarà una specie di tassa che io d'ora in poi mi metterò a esigere. La tassa dell'ignoranza, eh? Dell'ignoranza? No, caro lei. La tassa della salute. Perché ho accumulato tanta bile e tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità che veramente credo, signor giudice, d'avere qua in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città. Si tocchi! Si tocchi! Non vede? Lei è rimasto come una statua di sale. Si alzi via e si metta a istruire questo processo che farà epoca, in modo che i due imputati siano assolti per inesistenza di reato. Questo vorrà dire per me il riconoscimento ufficiale della mia professione di iettatore. La patente. La patente, sì signore. Ma che succede? Oddio, oddio la gabbia! Il cardellino! L'unico ricordo di mia madre. Morto. Povero cardellino. Che c'è? Che è stato? Che è stato? Che cos'è successo? Il vento. La vetrata. Ma che vento! Che vetrata! Sono stato io! Non voleva crederci! E gliene ho dato la prova. Io! E come è morto quel cardellino, così a uno morirete tutti. Ma vostro! Ti caschi la lingua! Mio Dio, aiutaci! Sono un padre di famiglia! E allora qua, subito! Pagate la tassa! Tutti! Subito. Per la carità di Dio, purché me l'andiate. Ecco qua. A pista. E non ho ancora la patente. Istruisca il processo. Sono ricco. Sono ricco!